Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 11 novembre 2020. Con grande amarezza abbiamo visto delle immagini diffuse sui social relative all'ospedale Cafoncello di Treviso. Con grande amarezza perché in questo momento di grande sofferenza, in un'emergenza pandemica, abbiamo visto delle immagini che tendono a svalutare la sofferenza dei pazienti e il lavoro e l'impegno di tanti medici, operatori e infermieri che ogni giorno con grande fatica stanno lavorando all'ospedale Cafoncello. Proprio per questo, per tutelare gli operatori e per tutelare le sofferenze degli ammalati, la direzione strategica intende querelare l'autore di questo video, così come di altri video simili, così come coloro che intendono diffonderlo. Oggi la situazione all'ospedale Cafoncello di Treviso è grave, ma fortunatamente ancora sotto controllo. Abbiamo 116 pazienti ricoverati di Covid, di cui 16 in terapia intensiva centrale perché molto gravi, 20 in pneumologia, in terapia cioè semi-intensiva, e gli altri nei reparti ordinari. Ecco, siamo arrivati al padiglione delle malattie infettive. In questo padiglione sono ricoverati 45 pazienti Covid, ovvero 45 pazienti che hanno bisogno di ossigeno per respirare. Adesso saliremo al reparto, parleremo con la coordinatrice e verificheremo la verità e non le falsità che sono state diffuse. Buongiorno a tutti, sono Gigliola Scatolin e sono il coordinatore delle malattie infettive di Treviso. Oggi è l'11 novembre, è un giorno duro di lavoro come succede da quasi più di un mese. Purtroppo è anche un giorno triste perché qualcuno ieri si è permesso di dire che qui non ci sono pazienti ricoverati Covid, cosa che non è vera. Io coordino un reparto che in questo stabile ha attualmente 45 pazienti ricoverati Covid. Se un paziente si ricovera è perché sta male, è perché ha bisogno di ossigeno. Non so se si vede dietro, ma qui ci sono operatori che fanno anche 8 ore di lavoro bardati in quel modo, con camice e mascherina. Non è facile. Allora io chiedo almeno rispetto. Rispetto per chi è malato, rispetto per chi lavora, rispetto per chi sente il senso del dovere di rispondere a questa emergenza. Quello che è stato detto non è vero perché ogni giorno in questo reparto arrivano circa 10 pazienti. Poi noi ci adoperiamo anche per trasferirli nelle varie strutture che sono state aperte. Questi sono pazienti anche che hanno la mia età, quindi si è molto abbassata l'età, motivo per cui vi chiedo non date retta a queste persone, usate la mascherina e aiutateci. Grazie. Ma il padiglione delle malattie infettive che abbiamo visto prima da solo non era sufficiente a garantire la degenza per tutti i pazienti che abbiamo qui ricoverati. Ogni giorno si presentano all'ospedale di Treviso più di 10 pazienti Covid positivi che hanno bisogno del ricovero. Per cui abbiamo dovuto riconvertire un altro padiglione dell'ospedale in degenza per pazienti Covid positivi che hanno bisogno di ricovero. Ed è il padiglione della riabilitazione che vedete alle mie spalle. Sì, buongiorno, sono la dottoressa Romagnoli, sono primario della pneumologia del Cafoncello di Treviso e quindi a dimostrazione di quello che si sta facendo in ospedale in questo momento e quindi per diciamo, dare alla popolazione un messaggio che non è certo quello dei negativisti che dicono che il Covid non esiste, questo è veramente offensivo per chi sta lavorando in questo momento, per chi ha lavorato a marzo, aprile, maggio e per chi ha ricominciato da un mese a essere in questa situazione. Qui la situazione è invece piuttosto seria perché abbiamo 20 letti, i letti sono in questo momento occupati, c'è un grande turnover di pazienti, c'è una grande richiesta dei pronti soccorsi. Quindi personalmente esorto tutta la popolazione a fare estrema attenzione, a muoversi il meno possibile in queste settimane, a portare sempre la mascherina che è mandatoria in questa situazione attuale e soprattutto portare rispetto per tutto quello che si sta facendo negli ospedali in questo momento. Sono Mario Peta, mi occupo del coordinamento Covid. Questa è la rianimazione generale, la terapia intensiva generale dell'ospedale di Treviso, che normalmente può curare 10-12 pazienti, e in questi giorni, anzi da 15 giorni, abbiamo costantemente 16 pazienti ricoverati, tutti affetti da polmonite Covid. E stiamo al limite delle nostre possibilità, sia come risorse umane che come capacità. Abbiamo dei pazienti molto gravi, qui in terapia intensiva abbiamo i pazienti più gravi. E posso anche dire che stamattina abbiamo avuto
due decessi per malattia Covid. Mi chiamo Roberto Caterin, ho 38 anni compiuti proprio ieri e purtroppo, come potete vedere, ahimè, mi trovo qui. Non so cosa stia succedendo fuori in questo momento, perché ormai da circa 15 giorni ho abbandonato telefoni, telegiornali e qualsiasi altra informazione e sto cercando esclusivamente di portare a casa la salvezza, proprio perché una cosa così non augurerei a nessuno, o comunque per il tipo di vita e per la salute che ho sempre avuto fino a questo momento non me la sarei mai e poi mai aspettata. Se vi dicono che il Covid non esiste o che comunque sia solo una montatura o un qualcosa di inventato o una manovra realizzata da chissà chi, non crediateci, cercate di adottare tutti i dispositivi di sicurezza e le buone norme comportamentali, perché credo che siano le uniche che possano davvero salvarvi la vita.